È un regalo per me. Spero che le piaccia. Oh, beh, non ne ricevo spesso, non doveva farlo, ma la ringrazio. Non ha ancora visto che cosa c'è dentro. Qualunque cosa sia. L'ha scelto lei personalmente? Ho chiesto di farmi vedere le cose più belle fino a trovare quella adatta. Sai che le dico? Ha molto buon gusto. Sul serio? Ah, è molto bella. Ehi, ma come hai indovinato la misura? Ecco, ho cercato di... Ho cercato di descriverla con... Oh. Si lamenta. Va bene. Sono stata in pensiero non vedendola arrivare. Ho telefonato appena mi sono liberato. Ma a quel punto era già chiuso. Comunque ora è qui. Ed è questo che conta. Vada via. Angela. La prego. Ma che è successo? Che cosa le ho fatto? Lei non c'entra. Sicuro? Sicuro. Per favore. Angela, sì? Ci ho pensato tutta la notte, devo parlarti. È una cosa importante. Dopo? Subito. Adesso ho da fare. Subito. Dai, parla. Da sola. Non ho tempo da perdere. Stai al largo da quel ragazzo. Che vuoi dire? Lascialo perdere subito. Ma appena pochi giorni fa mi ci volevi mandare a letto insieme. E allora? Cosa? Ci sei andata a letto? Dimmelo. Passeremo la giornata insieme domani. No! Coco, ma sei impazzita? Angela, non lo fare. Saranno guai. Oh, per la fidanzata? So tutto di lei. Lo so, è giovane, è bella, ma a lui non piace. Non è per la fidanzata. Dà retta a me. Ti ci vuole un uomo, lo so. E ne conosco tanti che aspettano di correre da te. Basterebbe che tu facessi un cenno. Insomma, vuoi dire che una donna alla mia età non può... No. Prenditelo giovane, anche uno al giorno. Ma non quello là. Ma che cosa stai cercando di dirmi? Quando stavo in casa tua, ieri sera. Ieri sera. Ho sentito... che quest'amore... Angela, sto cercando di... Bene, Coco. Io non so come sia successo e non voglio saperlo.
So soltanto che sono innamorata di Jean alla follia. Angela. Detto questo, non intendo parlarne più.